Tra l'11 e il 20 aprile si è svolto il primo viaggio artusiano, un'originale iniziativa in occasione di Expo che ha condotto 3 atleti a piedi lungo lo Stivale, da Firenze a Milano, passando ovviamente per Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Un percorso lento, passo dopo passo, in 10 tappe gustose, realizzato in collaborazione con Union Camere Toscana e Confesercenti Toscana, per promuovere ristoranti e botteghe regionali che valorizzano i prodotti agroalimentari del territorio. Un momento conviviale dal sapore antico, ma che guarda ad un futuro sostenibile mettendo in primo piano le eccellenze enogastronomiche della nostra Italia. Il 16 aprile il viaggio è giunto a Parma al ristorante Parmarotta e il 17 aprile al ristorante Ciriboga a Fidenza. A ogni tappa un noto chef toscano ha portato la sua tradizione in rinomati ristoranti individuati lungo il percorso di questo pellegrinaggio gustativo. A Parma, al ristorante Parmarotta, lo chef e patrono Antonio Di Vita ha accolto i pellegrini e lo chef Michelangelo Ronco della Ragosta di Livorno ha cucinato per l'occasione il mitico cacciucco. Venerdì 17 aprile i viaggiatori hanno toccato Fidenza, dove per l'occasione lo chef Maurizio Menci del Nessun Dorma di Arezzo ha cucinato un menù tipico toscano all'osteria Ciriboga. Tra crostini, pici, tartufo, straccetti di chianina e cantucci, gli atleti hanno potuto rifocillarsi e allietare la propria pausa. Ultima tappa a Milano, lunedì 20 aprile, con un grande evento a 10 giorni dall'apertura dell'Expo, al ristorante Al Tronco con il patron Zini, per concludere così le 10 tappe, ognuna delle quali dedicata a un prodotto agroalimentare del paniere che la Toscana porterà all'Expo. Partito da Firenze, il viaggio artusiano fa tappa a Fidenza stasera. Sì, siamo sulla via Emilia a raccontare il buon territorio toscano. La Confesercenti Toscana insieme a Vetrina Toscana a Tavola ha pensato a questa iniziativa per portare a Milano il buon vivere e il modello di vita e di alimentazione della nostra Toscana. Stasera siamo ospiti a Fidenza in una cornice meravigliosa e con l'accoglienza tipica dell'Emilia Romagna. Grazie a tutti.